everybody got a deuce. What? Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, per la felicità di molti di voi che seguivano le mie live di Rules of Survival, oggi ho voluto portarvi un video appunto dedicato al gioco principale della NetEase. Oggi ragazzi parliamo dell'aggiornamento che arriverà il 28 marzo per tutti, già arrivato come già sapete nella versione giapponese ovviamente. Non c'è diciamo un grande inserimento di cose, però qualcosa hanno messo. Partiamo subito ragazzi dalle impostazioni generali. Hanno aggiunto due impostazioni che possono modificare l'interfaccia di gioco, andando ovviamente a selezionarle dal menu impostazioni in standard, che è quella che praticamente tutti conosciamo, e vivido, che dovrebbe essere relativa a quelli che hanno uno schermo che supporta un po' più i colori brillanti, diciamo, dovrebbe darvi una sensazione ancora più realistica di gioco. Andatela a provare se avete tempo e modo di farlo. I punti classifica da adesso, o meglio dal 28 marzo, sono disponibili anche nella nuova modalità Blitzkrieg o Blitzkrieg, non mi ricordo bene come si pronuncia, invece di averli come li avevamo appunto fino adesso solamente nella modalità singolo. Quindi molto bene, molto bene, anche qua ce li abbiamo. Hanno aggiunto ragazzi una musica di sottofondo, non chiedetemi perché, per i giocatori che arrivano nei primi 5 posti alla fine di un match, quindi credo sia relativa al giocatore che magari viene killato e vuole rimanere a aspettare i rimanenti. Una nuova musichetta, un background musicale assolutamente apprezzabile. Hanno aggiunto una sezione molto interessante anche questo, che è relativa alle partite passate. Quindi ragazzi, da questa sezione noi possiamo entrarci, ovviamente troveremo le impostazioni, troveremo il collegamento direttamente nel menu delle impostazioni, potremo andare a rivedere le statistiche, i punti, le kill delle partite che abbiamo fatto. Credo un numero limitato di partite, però comunque se per caso vi siete persi qualcosa, da adesso possiamo andare a ritrovare le nostre statistiche. Per quanto riguarda invece ragazzi l'esperienza generale di gioco, hanno ottimizzato il suono dei clacson di tutti i veicoli, probabilmente lo hanno diciamo reso un pochettino più realistico. Hanno anche ottimizzato, importante anche questo aggiornamento, la formula che veniva utilizzata nel gioco per andare a vedere i profili degli altri giocatori tramite la pagina delle statistiche. Questo vuol dire ragazzi che dovremmo riuscire a vedere più dettagli ogni volta che decidiamo di entrare nella home page personale di ogni giocatore del proprio profilo, se per caso vogliamo vedere le sue statistiche, le kill, quanto ha fatto, come è messo nel punteggio. Migliorato anche questo. Hanno ottimizzato ragazzi anche la funzione di caduta degli airdrop, perché sembrerebbe che adesso siano leggermente più visibili, e hanno tolto il problema che succedeva più di una volta durante le nostre partite, dove magari l'airdrop cadeva in un punto che era irraggiungibile. Hai provato a cadere sul tetto di una casa e non ce la facevi a prenderlo, a meno che non eri in team, saltavi una sopra l'altro. Hai provato a cadere sopra gli alberi, ragazzi, da adesso li potremmo prendere tutti. Ancora qualche leggero aggiornamento, ma prima di dirvelo ragazzi, se vi è piaciuto, se vi sta piacendo questo video old school, siamo tornati un po' indietro con il tempo ragazzi di Rules of Survival, un bel pollicione in su che non vi costa niente, e iscrivetevi al canale, mi raccomando.
Allora, per quanto riguarda invece le altre ottimizzazioni, hanno ottimizzato tutte le etichette relative agli oggetti che possiamo trovare nel negozio, diciamo, le hanno rese un pochettino più chiare. Andremo a vedere poi assieme di che cosa si tratta nello specifico. Hanno anche sistemato, o meglio, ottimizzato il layout della pagina, sempre delle impostazioni, quindi probabilmente da adesso sarà un pochettino più chiaro il muoversi nella sezione delle impostazioni. Per quanto riguarda invece, ragazzi, le correzioni di bug, noi amavamo e amiamo tuttora Rules of Survival per il suo stramega numero di bug che ci fa sempre divertire un sacco. Hanno sistemato un bug che praticamente era relativo a una scorretta, diciamo, a un movimento scorretto del personaggio che si rialzava da una posizione di accovacciamento. Non si sa, a me non mi è mai capitato, nel senso, non so se a voi è capitato. Comunque hanno fissato anche questo. E per concludere, ovviamente, ragazzi, il team di NetEase ci ricorda che è sempre in prima linea contro gli attacchi hacker, che purtroppo sappiamo benissimo tutti colpiscano in maniera molto massiva il loro gioco. Peccato, perché è veramente una perla rara avere per un dispositivo mobile un gioco del genere. Per quanto riguarda ovviamente la parte realistica, poi sappiamo tutti che è uscito Fortnite Mobile, sappiamo che c'è Fortcraft, io parlo di giochi che ricalcano la realtà, quindi speriamo davvero che il team continui a lavorare duramente per mettere fine a tutti gli attacchi degli hacker. Beh, ragazzi, direi che il video può finire qua. Io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, mi raccomando, un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live! Ciao!